Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, prima di andare a analizzare la partita di oggi, Pisa Carrarese, un'amichevole, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, detto questo, andiamo a analizzare quello che è successo oggi. Allora, un primo tempo dove le squadre nei primi minuti si sono, diciamo così, studiate. Sia il Pisa che la Carrarese sono studiate. Comunque il pallino del gioco a mano, insomma, l'ha avuto principalmente la Carrarese nel primo tempo. Si è visto il Pisa al 26esimo con D'Alessandro che prende la traversa. Per il resto un Pisa un po' annebbiato, forse dovuto ai carichi di lavoro di tutta la settimana. Insomma, un Pisa un po' forse in affanno nel primo tempo. Poi Caracciolo e Nicolas sono rimasti, diciamo così, fuori per recuperare meglio, insomma, l'infortunio. Quindi la squadra è stata un attimo rimaneggiata, ma alla fine io direi così. Direi che un primo tempo appannaggio senz'altro della Carrarese. Ci sono stati buoni 10 minuti batti ribatti in area del Pisa, una serie di corner uno dietro l'altro a favore della Carrarese. Vabbè, comunque ne siamo usciti. A parte la traversa di D'Alessandro, come detto, al 26esimo, io direi che per il primo tempo questo è tutto. Per la ripresa, niente, stesso Aquilani non ha sostituito nessuno, quindi la squadra è andata avanti con questa formazione fino al 60esimo, poi ci sono stati i vari cambi, le varie sostituzioni. Nota, Beruato è stato sostituito da Jureskin per infortunio nel corso del primo tempo. Poi per il resto, diciamo, sostituzioni al 60esimo di routine, diciamo così. Poi è entrato Hermansson, poi è entrato Moreo al posto di Torre Grossa, che oggi non mi è piaciuto, e poi insomma, beh, sono state altre sostituzioni, Matteo Tramoni, e poi all'80esimo Lisandro Tramoni, e poi insomma altri, ma alla fine il, diciamo così, il risultato lo sblocca Lisandro al 91esimo minuto di recupero. Lisandro pesca l'angolino più lontano e insacca 1-0 per il Pisa. La partita si conclude qua. Nel secondo tempo, da notare anche questo, cioè entrambe le formazioni poi insomma hanno diminuito un po' i giri, perché ovviamente a parte il caldo di oggi, ma poi probabilmente forse il Pisa ne ha sofferto di più sulle gambe, ripeto, probabilmente per i carichi di lavoro. Vabbè, noi la prima del campionato è saltata, salta, e va bene, ci dobbiamo presentare venerdì prossimo a Genova a incontrare contro la Sampdoria. Allora, diciamo così, diciamo veloci, andiamo a analizzare un po' quello che sono stati i giocatori. Allora, D'Alessandro, Barbieri, Arena, benissimo, i tre giocatori sono stati veramente un buonissimo acquisto per il Pisa, si sono visti oggi e hanno fatto vedere veramente del bel gioco, secondo me, del bel gioco, quindi a me piacciono tutti e tre. Io l'ho già detto, Arena è veramente un buonissimo acquisto, ma lo stesso Barbieri e lo stesso D'Alessandro. Poi per il resto Torre Grossa non mi è piaciuto niente. Poi, per l'amor di Dio, commentate, smentitemi, perché io, per quello che ho potuto vedere io, poi magari mi sbaglio, ecco. Mi dispiace perché, insomma, io pensavo un qualcosina di più, qualcosina di meglio. Moreo, quando è entrato, ho fatto vedere qualcosa, ma poco e niente. Veloso oggi, soprattutto nel secondo tempo, bene, secondo me si sta entrando nell'ingranaggio, quindi bene, Veloso oggi, soprattutto nel secondo tempo mi è piaciuto, poi sta sostituito a Nagy, va bene, però alla fine mi è piaciuto anche Nagy quando è entrato. Torre Grossa ho già detto, poi chi Touré, ecco Touré,
fuggiva today, insomma abbastanza bene, per il resto canestrelli così e così, ecco, questi diciamo così sono diciamo i giocatori in campo, quello che hanno fatto vedere. Noi abbiamo o arriva un centrocampista barra due e una punta a doppia cifra, io se non quest'anno non lo so, per l'amor di Dio, no? Che non si concretizza, a centrocampo si lavora male, questo è quello che ho visto io, ripeto, ma ho visto io così, poi magari ripeto mi sbaglio, anzi commentate se vi sembra corretta l'analisi o se magari avete qualcosa da aggiungere o da obiettare, giustamente. Comunque vabbè, speriamo che ora hanno un'altra settimana i ragazzi, speriamo un po' di scarico, un po' di recupero, perché ripeto, l'ho visto un po' pesantucci sulle gambe, ma magari è un'impressione mia. Bene, io per questa diciamo così, questa disamina la chiudo qua, quindi niente, che dire più, io ci vediamo alla prossima, anzi se c'è qualche altro, ci sarà qualche altro colpo di mercato vi farò sapere, e poi andremo a analizzare anche il perché Mauta non viene più, eccetera eccetera, ok? Comunque sia, mi raccomando, commentate, perché il vostro commento è importante e prezioso, va bene? Io mi raccomando una cosa, ricordatevi, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!